Ciao ragazze, oggi vogliamo darvi il nostro nuovo Fashion Summer Tip. L'attenzione di oggi sarà posta sulle nostre mani. Le mani sono sempre molto importanti quando conosciamo le persone in ogni occasione della nostra vita. Per questo è importante che anche le nostre mani siano glamorous come noi. Oggi vi diamo un nuovo suggerimento di un nuovo trend che è la Reverse French Manicure o Half Moon Manicure. In cosa consiste? Invece di avere la parte più chiara o la parte a contrasto sull'estremità finale della nostra unghia, noi spostiamo questa parte, quindi il secondo colore, nella parte più interna. Ora vi faremo vedere come fare tutti i passaggi per realizzare una manicure ottimale. Cosa ci serve per realizzare la nostra manicure? Una selezione di smalti. Dobbiamo scegliere che colore preferiamo. La nostra selezione è caduta su una combinazione di colori più sofisticata. Abbiamo un colore neutro e un salvia, una combinazione molto, a nostro parere, molto chic. Si può scegliere di fare anche una scelta di colori più azzardata, più forte, più estiva. Procediamo quindi a stendere molto attentamente la base. È importante scegliere degli smalti che siano facili da stendere, in quanto dobbiamo mettere più di una mano. Allora, abbiamo steso tutta la base e adesso possiamo passare alla seconda fase. Prendiamo dei salvabuchi, abbiamo detto che possiamo essere in un ufficio, per cui non dovrebbe essere un problema trovarli. Li tagliamo e tagliamo il salvabuco secondo le dimensioni della nostra unghia. In questo caso noi l'abbiamo tagliata a metà. Applichiamo la lunetta sulla nostra unghia. È importante farla aderire molto bene perché andremo a coprirla con lo smalto. Se non è applicata perfettamente potrebbero esserci delle sbavature. Prendiamo il color salvia o il colore che abbiamo scelto e andiamo a coprire interamente l'unghia. Non importa se si va a coprire anche la lunetta. L'importante è veramente che la lunetta sia perfettamente incollata. Facciamo quindi asciugare. Ora che lo smalto è asciutto, possiamo procedere a eliminare le lunette. Dobbiamo staccarle con molta attenzione per evitare che si rovini la parte di smalto più scura. Come vedete, il risultato è molto interessante. È una combinazione divertente, ma non eccessiva o troppo eccentrica. Fare un passo ulteriore e scegliere un finish in particolare. Noi suggeriamo la nuova tendenza del top coat di Chanel, creando un effetto opaco. Dopo qualche secondo inizierà subito a vedersi l'effetto matte del top coat. Spero che questo Fashion Summer Tip vi sia stato utile e, come abbiamo visto, è stato veloce, indolore e molto glamorous. Ci vediamo alla prossima, grazie!